È tutta una finzione, vero? Come io sono vivo! È una vergogna, Fred! Ah, è un vecchio diavolo d'un comico, ecco la verità! Eppure la sua compagnia non è piacevole quanto potrebbe esserlo. Certo, che è molto ricco. O perlomeno è quello che mi hai sempre detto tu, Fred! E a che pro, mia cara, se con tutti i soldi che ha non sta di certo bene? Pensa che non ha nemmeno l'idea che quando morirà benedirà noi! Io non lo sopporto! Oh, io sì! E se devo dirti tutta la verità, non riuscirei ad arrabbiarmi con lui nemmeno se volessi. Dopo aver preso il tè, Fred e sua moglie cantarono alcune canzoni. La nipote di Scrooge aveva una bella voce e cantava, fra l'altro, un motivetto semplice e breve che canticchiava spesso la ragazza che era andata a prendere Scrooge al collegio, come il fantasma degli anni passati gli aveva ricordato. Sentendo quella musica melodiosa, gli tornarono in mente tutte le cose che aveva visto in compagnia del fantasma, ed egli si commosse, pensando che se l'avesse ascoltato più di frequente anni addietro, avrebbe forse coltivato di più le cose buone della vita, quelle che la rendono un'avventura felice. Tutti in quella stanza giocavano, ballavano e si divertivano. Anche Scrooge si era talmente infervorato da dimenticare che la sua voce non era udita e la sua presenza non era notata da nessuno. Il fantasma era evidentemente molto compiaciuto nel vederlo così di buon umore e lo guardava molto benevolmente, tanto che Scrooge lo pregò come un bimbo di lasciarlo rimanere fino a che gli ospiti se ne fossero andati. Ma lo spirito gli fece capire che non si poteva, che dovevano andare via. Poi l'intera scena svanì proprio mentre gli ospiti stavano brindando a Natale e Scrooge e il fantasma si ritrovarono ancora in strada. Fu una lunga notte,